Bene, di nuovo buongiorno, benvenuti a questo webinar di Libra ESVA che terremo sul nostro ultimo prodotto Fish Brain, prodotto per il Phishing Awareness, e in particolare sulla ultima funzionalità che abbiamo aggiunto, che è quella dello switching. Di cosa parleremo oggi? Io innanzitutto mi presento, sono Marco Monzani, faccio parte del team di sviluppo di Fish Brain. E parleremo oggi innanzitutto una breve presentazione su chi è Libra ESVA, per chi non ci conoscesse ancora. Quello che è il fenomeno del phishing, che probabilmente qualcuno di voi conosce già, lo smishing, che è anche la nuova funzionalità, come dicevo prima, che abbiamo aggiunto, ma è un fenomeno che si sta sviluppando in maniera esponenziale negli ultimi tempi. Seguirà quindi una live demo del nostro portale FishBrain, quindi del nostro strumento di phishing awareness, sia per quanto riguarda la simulazione di una campagna di phishing che di smishing. E in ultimo uno spazio per le domande, domande di carattere tecnico, per cui vi invito eventualmente, doveste avere delle domande durante la presentazione, a utilizzare la funzionalità Q&A presente nel client di Zoom per fare delle domande a cui risponderemo alla fine della presentazione. Iniziamo quindi con una rapida presentazione su chi è Libra ESVA. Libra ESVA è un'azienda che nasce e cresce con un focus al 100% sull'email security, per cui non security in generale, ma fortemente specializzata su quella che è la sicurezza della posta elettronica. Un'azienda italiana che fa ricerca e sviluppo al 100% in Italia e all'interno, per cui tutte le componenti, salvo alcuni componenti con cui abbiamo dei rapporti OEM, con i produttori, sono sviluppate e prodotte internamente. È un'azienda che contribuisce, annualmente al rapporto CLUSIT sulla situazione della sicurezza in Italia. Ha una sede di sviluppo appunto in Italia e sedi commerciali in Stati Uniti, Inghilterra e ovviamente Italia. Per quanto riguarda il nostro parco installato, abbiamo installazioni praticamente in tutto il mondo, sicuramente su tutti i continenti, e quindi abbiamo anche una capacità di avere il polso della situazione in maniera geograficamente distribuita. Perché la posta elettronica? La posta elettronica è, come sapete, uno dei canali principali da cui arrivano le minacce di carattere informatico sui sistemi, in particolare le minacce non note, per cui è molto importante non focalizzarsi solamente come viene fatto generalmente dalle società di security su minacce note, quindi riconoscibili perché da eventi precedenti, ma essere in grado di poter interpretare i comportamenti e i trend che portano a nuove minacce, nuove campagne contro la security. Per fare questo, Libra ESVA è molto attenta e investe molto nel monitoring e nell'analizzazione di sample, soprattutto di phishing, ma anche di altro genere, di malware e altre minacce. E questo permette comunque all'azienda di avere sia il polso della situazione, valutare quello che è il trend progressivo nel tempo e a volte anche, diciamo molto spesso, prevedere quelli che saranno i trend futuri delle campagne di phishing o comunque contro la sicurezza informatica. Per fare un esempio, quando c'è stato il problema di Facebook con la loro rete, noi abbiamo subito identificato questo come un possibile e molto probabile trend nelle campagne di phishing e abbiamo reso immediatamente disponibile dei template per permettere agli utenti che utilizzavano il nostro prodotto FishBrain di creare delle campagne di phishing awareness su questo tema molto attuale. Questo per dare un'idea comunque che Libra ESVA ha una competenza specifica sulla posta elettronica che al giorno d'oggi richiede una specializzazione elevata,
per poter essere efficace. Quindi il phishing. Il phishing, quando un attacco di phishing funziona, diciamo che ci sono dei punti fondamentali per la buona riuscita di una campagna di phishing. Innanzitutto è fondamentale catturare, comunque fare in modo che la mail che viene inviata venga considerata dal destinatario, per cui spacciarsi per una fonte autorevole è già un ottimo inizio per poter essere considerati. Quindi sicuramente ricevere una mail da Google, da Facebook o comunque da un'entità che si riconosce come autorevole già cattura l'attenzione. Catturare l'attenzione poi è anche il contenuto che ci permette di farlo, per cui preparare un contenuto al quale noi diamo particolare attenzione perché potrebbe essere qualcosa di nostro interesse o comunque di interesse generale anche per una questione di emotività. L'emotività in particolare ci permette poi di abbassare quelle che sono le nostre, diciamo, barriere, tra virgolette, di protezione, perché aggira la razionalità dell'individuo. Di conseguenza una qualche informazione che ci causa una reazione emotiva ci permette di abbassare le nostre difese. Questo poi, appunto, per compiere impulsivamente quella che può essere un'azione dannosa a noi stessi, che razionalmente, probabilmente, col senno di poi o ragionandoci con più calma, non avremmo effettuato. Come, per esempio, inserire delle credenziali in un portale che non è esattamente quello originale, perché ci sono alcuni dettagli che ci sono sfuggiti appunto a causa di questa emotività che è suscitato l'email, oppure per altri contesti. Non dimentichiamo che spesso il phishing ci coglie in situazioni magari meno opportune, tra virgolette, per esempio quando siamo fuori ufficio, stiamo prendendo il treno, abbiamo altro per la testa, eccetera. Vediamo quindi qualche esempio di phishing. Questo per esempio è una mail che probabilmente conoscerete, che si riceve da Google quando si effettua un accesso magari da una posizione insolita. In questo caso ci informa che qualcuno conosce la propria password e ci invita ad accedere al nostro portale di login di Google per rivedere i dispositivi che abbiamo autorizzato. Ecco, come vedete, in questo caso i punti di cui parlavamo prima, l'autorevolezza del simbolo di Google nella mail, l'attenzione che suscita comunque una mail di questo genere come impatto visivo, l'emotività, per cui la causa che qualcuno stia utilizzando la propria password e di conseguenza anche l'urgenza nel reagire. Tutto questo per indurre l'operatore a inserire le proprie credenziali all'interno di un portale chiaramente contraffatto, anche se, come potete vedere, i portali che vengono realizzati sono praticamente speculari e indistinguibili a prima vista da portali autentici. Un altro esempio potrebbe essere quello di questo rimborso a vostro favore da parte dell'Agenzia delle Entrate, e di conseguenza anche qui autorevolezza per l'entità che viene riconosciuta all'interno della mail, l'attenzione dovuta al fatto che c'è comunque una qualche attività da dover fare e l'emotività dovuta al fattore economico in questo caso. Anche qui la richiesta di attività da parte dell'operatore di inserire delle informazioni che normalmente probabilmente non avrebbe fatto se non ci fossero stati questi presupposti. Come dicevo prima, la campagna di phishing che abbiamo preparato in occasione dei problemi che ci sono stati con la rete Facebook, anche in questo caso l'autorevolezza del marchio Facebook, il layout grafico riconoscibile rispetto alle notifiche che riceviamo tutti i giorni quando Facebook ci notifica qualche attività, l'attenzione richiesta dal problema che tra parentesi è un problema noto, per cui è anche quasi plausibile di ricevere questo messaggio,
e l'urgenza nell'effettuare delle attività, perché possono esserci chiaramente delle conseguenze se non viene effettuata. Ovviamente anche qui tutto per poi portarci su una pagina contraffatta e capire quelle che sono le credenziali. Quindi, arrivati a questo punto, abbiamo visto un po' quello che è il fenomeno del phishing. Ora veniamo a quello che possiamo chiamare la nuova frontiera del phishing, ovvero lo smishing. Smishing che non è nient'altro che la stessa catena di eventi, ma scaturita da un vettore diverso. Il vettore, in questo caso, invece che l'email, è l'SMS. E l'SMS ci permette di utilizzare quello che, o meglio, permette all'attaccante di utilizzare quello che è un vettore meno conosciuto rispetto all'email per quanto riguarda l'attenzione che si pone sui messaggi che si ricevono. L'SMS, nella conoscenza comune, non è considerato un vettore di attacco molto diffuso e di conseguenza si dà per scontato che sia più autorevole. Questa minor consapevolezza del fenomeno dello smishing, che come vedremo poi è abbastanza elevata, ci causa un po' un eccesso di confidenza con questo tipo di vettore. Per cui ricevendo un SMS noi diamo per scontato che, essendoci dietro un numero di telefono, per cui un'intestazione che è diversa da un'email che io posso creare in qualunque momento con un servizio gratuito, eccetera, eccetera, ci sia una maggiore autorevolezza. Tanto più che questo tipo di comunicazione viene effettuata normalmente da delle entità importanti, come possono essere banche, come possono essere governi. Non dimentichiamo come riceviamo magari notifiche su Green Pass, su OTP delle banche, su conferme di esecuzioni di bonifici, eccetera, eccetera. Oltretutto, l'SMS, a differenza della mail, è un breve testo. Sono 160 caratteri, senza grafica, senza nessun tipo di indizio che ci permetterebbe di capire che è stato contraffatto. Oltretutto il numero di telefono potrebbe essere mostrato, come potrebbe anche non essere mostrato, nel senso che si potrebbe vedere un'indicazione più generica e nessun numero di telefono, senza poter andare ad approfondire queste informazioni, cosa che invece sulla mail è più possibile fare. Oltre a poter valutare la grafica, se è verosimile o meno, a seconda del livello di raffinatezza della campagna di phishing, tutte queste attività non sono possibili invece su un SMS. I numeri del fenomeno. In generale l'anno passato, quindi il 2021, è stato un anno che ha visto un incremento esponenziale degli attacchi informatici. Avrete visto tutti il numero di eventi che ci sono stati, di data breach, di attacchi informatici alle varie istituzioni, senza dimenticare poi tutte le aziende private. Per quanto riguarda in particolare lo smishing, si è rilevato un aumento, direi vertiginoso, rispetto all'anno precedente di questo fenomeno, considerando che poi è uno dei vettori principali di attacco sui dispositivi mobili. Vedete che sull'SMS è il vettore di phishing al 17% rispetto a tutte le altre attività. Pensate che l'email si attesta attorno al 15%. Oltretutto, come dicevo prima, pochi ne conoscono l'esistenza, per cui a meno che non si sia scottato in precedenza, quasi il 70% degli utenti non ne conosce l'esistenza, per cui non se ne preoccupa. O come dicevamo prima, dà per scontato che ci sia un certo grado di sicurezza nei messaggi che si ricevono. Oltretutto, un SMS, essendo meno inflazionato rispetto all'email, se vogliamo, ha un open rate molto alto, per cui noi chiaramente riceviamo ogni giorno magari decine, se non centinaia di mail, di cui magari la maggior parte scartiamo perché sono pubblicità, newsletter, quello che si vuole. L'SMS, essendo un po' più, tra virgolette, di nicchia, quando uno lo riceve, molto probabilmente lo aprirà per vedere che cosa c'è scritto, perché comunque non ha altra possibilità per visualizzarlo. E
Lo fa anche in maniera abbastanza veloce. Vediamo che entro i 3 minuti dalla ricezione dell'SMS, quasi il 90% ha aperto il messaggio. E dopo aver aperto il messaggio, probabilmente clicca anche il link che contiene, perché come dicevamo prima, essendo un messaggio molto corto, a volte è molto stringato, anche manca magari della punteggiatura, è difficile a volte capire che qual è il problema, e quindi trovando un link uno dice vado a cliccare il link e mi informo maggiormente, vedo di capire meglio di che cosa si parla. Per cui anche il click rispetto alle mail è notevolmente più alto. Vediamo una differenza di 8 volte maggiore rispetto ai link presenti nelle email. Vediamo quindi qualche esempio di messaggi di smishing. Questo, come potete vedere, riguarda un istituto bancario, in questo caso le Poste. In questo frangente, anche qui abbiamo l'autorevolezza dell'entità che ci manda questo messaggio, che sono le Poste Italiane, l'attenzione dovuta al fatto che ci stanno invitando a verificare delle anomalie presenti sul nostro conto, l'emotività chiaramente che ne scaturisce, perché comunque ci sono i nostri soldi su quel conto, e l'urgenza a doverlo fare, dovuta al fatto appunto anche scaturita l'emotività di cui dicevo prima. Questo per poi cliccare su un link, atterrare su una landing page contraffatta e carpire quindi le nostre credenziali. Questo molto gettonato nella parte finale dell'anno per i vari regali di Natale dell'ultima ora, per cui messaggio di consegna del vostro pacco che potreste o non potreste aver inviato o aver richiesto, ma comunque verso la fine dell'anno è molto probabile che qualcuno qualcosa abbia ordinato, per esempio su Amazon, e quindi anche qui l'emotività e l'urgenza di verificare che la nostra consegna arrivi a destinazione ci invita a cliccare su questo link e quindi poi a carpire come prima le credenziali che potremmo avere su un portale di logistica come può essere quello di Amazon e via così. Anche qui, gestore di energia, questi chiaramente sono esempi, ma ce ne sono molti altri. In questo caso ci viene informato, siamo informati di un'anomalia rilevata sui nostri dati personali e ci invitano a controllare questi dati nella nostra area riservata, onde evitare di subire delle interruzioni di fornitura, per cui l'autorevolezza senz'altro del mittente del messaggio, ma anche l'urgenza a fare un'azione senza pensarci troppo, perché altrimenti potremmo incorrere in problemi. E anche qui portarci poi a inserire delle credenziali su un portale contraffatto e quindi carpire le nostre informazioni. Quindi perché il phishing awareness è importante? Raccogliere le credenziali degli account è molto importante per attaccare organizzazioni, ma anche perché le caselle legittime di email, quando vengono compromesse, sono un ottimo strumento per fare delle campagne di phishing ancora più efficaci, ma soprattutto anche perché le informazioni che si possono raccogliere all'interno di queste caselle sono informazioni preziose e che vanno ad alimentare tutto un mercato molto proficuo di informazioni riservate. Oltretutto le campagne di phishing sono anche uno dei forse tipologie di messaggio più complesse da riconoscere per i sistemi di email security, perché spesso sono indistinguibili dal punto di vista semantico da mail legittime, e a volte quando le campagne avvengono partendo da caselle contraffatte sono praticamente indistinguibili anche dal punto di vista tecnico. Oltretutto ci sono delle situazioni in cui il phishing è mirato, per cui su una singola organizzazione o un singolo individuo, sempre grazie magari a informazioni reperite sulla rete o tramite informazioni reperite da altre caselle compromesse, possiamo vedere che ci sono queste campagne
campagne di phishing molto ritagliate, personalizzate, per cui che assumono poi un aspetto molto invitante da parte di chi li riceve, per cui una maggiore credibilità. L'SMS, quindi lo smishing, invece, ci permette, o comunque permette all'attaccante, di contraffare il mittente e darci poche informazioni per poter capire che è una campagna di smishing. Ci sono anche attacchi che riguardano, ovviamente l'ultimo layer di protezione è l'uomo, per cui l'utente. Spesso l'ultimo layer, quindi l'utente, viene considerato come l'anello debole della catena, però non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di un sistema complesso che è funzionale ed efficace se tutte le sue parti lavorano al meglio. Quindi credo sia sbagliato colpevolizzare l'utente proprio perché rappresenta l'ultimo attore di questa catena, ma è importante ricordare che se l'utente riceve una mail di phishing già all'inizio, per cui sulla parte esterna del nostro sistema di sicurezza, qualcosa non va. È sicuramente vero però che anche l'utente ha il suo ruolo e quindi è importante fare attenzione ed essere sicuri che anche l'utente sia consapevole di quello che riceve e quello che fa sulle mail che riceve o comunque gli SMS in questo caso. Quindi lavorare in concertazione sia sulla parte di security esterna, ma anche sulla parte dell'utente finale e quindi dell'ultimo layer di protezione. Quindi perché lo human layer è importante? L'utente è sempre più interessante per chi effettua degli attacchi, perché molti attacchi abbiamo visto che partono da un account personale compromesso, e effettuare un attacco dall'esterno generalmente richiede molte più risorse, molto più difficile rispetto a partire all'interno di una rete e quindi partendo da qualche debolezza dovuta a una compromissione di un account. Non dimentichiamo inoltre che la casella di mail, comunque l'indirizzo email, è uno dei canali principali di comunicazione che utilizziamo per dialogare con altri servizi. Immaginate quando dovete recuperare la password di un vostro servizio, viene comunque chiesta un indirizzo email al quale poi viene inviata una mail che permette la reset della password. Quindi accedere a una casella di mail e comprometterla ci permette poi di accedere a tutta una serie di altri servizi che usano la casella di mail come punto focale. In questo momento in particolare, quando con le questioni legate a Covid e quindi lo smart working, l'utente non è sempre all'interno della rete protetta aziendale, ma potrebbe essere anche a casa, in mobilità, eccetera, è importante considerare il fatto che potrebbe non essere protetto dai sistemi aziendali. Di conseguenza, ricevere queste informazioni sulla sua casella di posta personale, sugli SMS, sui servizi di messaggistica, eccetera. Quindi è importante, anche in questo caso, lavorare sul miglioramento della sicurezza del layer umano per renderlo complementare a tutti gli altri. Ok, quindi FishBrain. FishBrain è il servizio che Libraesva ha realizzato per aiutare le aziende a fare una security awareness su quella che è la situazione aziendale della consapevolezza su questi problemi e quindi qual è la situazione che poi bisogna correggere o comunque rendere più consapevole da parte degli utenti. È un servizio fornito in software as a service, di conseguenza non c'è necessità di installare alcunché sul lato del cliente ed è un servizio molto semplice che permette rapidamente di creare delle campagne di phishing e di smishing in veramente pochissimi minuti, come vedremo tra poco.
sempre dovuto al fatto che Libra ESVA monitora in maniera costante quelle che sono le situazioni e i trend del phishing in tutte le sue appliance distribuite nel mondo, possiamo garantire una presenza di template sempre aggiornati e attuali rispetto a quelle che sono le minacce in circolazione. Per cui, e a volte anche anticipare, come nel caso della campagna di Facebook, quelli che sono e saranno i trend delle campagne di phishing. È un servizio orientato anche agli MSP, quindi è possibile creare sotto un'unica licenza una serie di tenant sui quali distribuire la propria licenza e gestire le attività dei singoli clienti e fornire supporto. Siamo un'azienda di security, di conseguenza anche la parte di sicurezza è molto curata. Abbiamo la verifica dei domini per evitare un utilizzo improprio del servizio, l'accesso tramite TOTP e la parte più importante che sono la misurazione delle metriche. La campagna di phishing a volte è una delle, secondo me, anche spesso una degli strumenti migliori per fare del training su questi fenomeni. Perché comunque fare un corso online, un corso anche in aula, ci dà delle nozioni, ma non ci dà quella consapevolezza che anche noi potremmo essere vulnerabili. Ricevere una campagna di phishing e, tra virgolette, cascarci è molto propedeutico a aumentare quella consapevolezza e quindi quel livello di attenzione per rendersi conto che si è vulnerabili al problema. Come dicevo prima, purtroppo le campagne di phishing si possono cogliere in momenti meno opportuni, per cui in momenti in cui il nostro livello di attenzione potrebbe essere più basso. Ecco, il fatto comunque di ricevere una campagna, cascarci ed esserne consapevoli è sicuramente il primo passo e forse il più importante per considerare il problema e quindi essere più attenti a quello che si fa utilizzando questi strumenti. Quindi, come dicevo, PhishBrain ci permette di, il prodotto comunque garantisce che queste campagne vengono consegnate ai destinatari che abbiamo indicato e tutti gli eventi legati a queste campagne vengono tracciati e monitorati nel tempo per valutarne i progressi che ne scaturiscono, per cui per valutare anche il miglioramento dei singoli target o il peggioramento e quindi agire di conseguenza con del training specifico. Oltre a questo, poi chiaramente ci sono tutta una serie di reportistiche che ci permettono di generare dei report da poi eventualmente archiviare e monitorare. Bene, vediamo allora a questo punto insieme la creazione e il lancio di una campagna di phishing. Vediamo un po' insieme quello che è il portale e la misurazione delle metriche e la reportistica che ne deriva. A seguito della demo poi vedrò le domande che avrete inserito e cercheremo di dargli a tutte una risposta. Allora, passiamo al portale. Il portale lo trovate su indirizzo phishbrain.net. Potete registrarvi e ottenere una licenza gratuita della durata di un anno che vi permetterà di inviare mail di phishing fino a 5 indirizzi, semplicemente facendo sign up e inserendo i vostri dati. Io ho già effettuato l'accesso, per cui passo direttamente alla dashboard principale. Avevo effettuato l'accesso. Effettuiamo. Eccoci qua, quindi questa è la dashboard principale che ci dà una overview di quelle che sono le nostre campagne in corso e quelli che sono i nostri trend sugli utenti che stiamo monitorando. In alto, come potete vedere, ci sono le diverse sezioni del servizio e procedo subito a creare insieme una campagna. Poi torneremo magari più nello specifico in alcune funzionalità che vi farò vedere. Per creare una nuova campagna, dal pulsante New Campaign,
entriamo nel nostro wizard. Wizard che come prima cosa ci chiede di dare un nome alla nostra campagna, il tipo di campagna che vogliamo creare. Le tipologie sono tre in questo caso: la campagna di sola email, per cui il target riceverà solo una mail con il template che avremo scelto, ovviamente con un link da cliccare, una campagna con phishing page, per cui oltre alla mail con il link poi ci riporterà a una landing page contraffatta dove verrà invitato l'utente a inserire delle credenziali o delle informazioni personali, oppure la campagna di smishing. Iniziamo con il phishing, quindi io seleziono una campagna di phishing con una pagina di phishing, quindi con landing page. Qui in basso troviamo la selezione di quello che è l'evento successivo al click sulla mail, nel caso della campagna di phishing con sola mail, oppure al submit delle informazioni sulla landing page. E le opzioni sono nessun redirect, per cui non c'è nessun tipo di attività, non succede niente quando si clicca. Una pagina non trovata, un indirizzo custom, per cui facente parte del vostro dominio, oppure la pagina di Phish Prank che informa l'utente che è una campagna di phishing simulato. Nel caso della campagna di Phish Prank è possibile anche aggiungere un video formativo tra quelli che possiamo distribuire noi come Libra ESVA o in alternativa un vostro video personalizzato. Questa funzionalità è utile nel caso in cui uno non voglia informare immediatamente l'utente che è una campagna di phishing simulato ed evitare quindi un passaparola che potrebbe falsare quelli che sono i risultati all'interno di una struttura organizzata o comunque di colleghi che si parlano tra loro. In questo caso io seleziono la pagina page classica di Phish Brain che mi informerà che sono caduto in una campagna di phishing simulato. Proseguo col wizard. E la fase successiva è la selezione delle liste di indirizzi a cui inviare, che poi vedremo come possono essere caricate. Seleziono la mia lista. Più in basso posso indicare qual è il livello di allineamento di questa lista, ovvero quanto la campagna che sto per fare è coerente con la lista che sto selezionando. Per fare un esempio, sto facendo una campagna relativa a un portale di spedizione, comunque l'informazione che c'è una spedizione in corso, eccetera, e la sto mandando al reparto export. Ecco, in questo caso l'affinità della mia lista è molto alta per la campagna che sto facendo e questo ci permette poi di determinare quello che è il livello di riconoscibilità di una campagna di phishing rispetto a un'altra anche legata agli indirizzi a cui la sto inviando. In questo caso inserisco un livello medio. E andiamo a selezionare quello che è il template della campagna che vorrò utilizzare. Allora, come vedete, noi abbiamo una certa quantità di template ricercabili sia per testo che per categorie, che per linguaggio, eccetera. Per ogni template ho una veloce anteprima di quella che è la mail o il sito di landing e tramite la pressione della lente di ingrandimento posso vedere un'anteprima di quello che sarà sia l'email che la pagina di landing. In questo caso seleziono il mio template di visualizzazione profilo di LinkedIn e continuo nel wizard. L'ultimo passaggio del wizard è la schedulazione della campagna. La campagna può essere o eseguita manualmente o lanciata a un orario specifico, per cui pianificata. L'invio delle email possono essere effettuati tutti nello stesso momento, oppure per evitare diciamo, la sensazione che sia una cosa pianificata, spalmare questo invio in un lasso temporale che possono essere ore, giorni, settimane, eccetera. Per quanto tempo, quindi la durata della campagna, per quanto tempo la campagna andrà a tracciare gli eventi sulle mail che vengono inviate o sui messaggi che vengono inviati, in questo caso di default sono 24 ore, e se la campagna deve essere rischedulata esattamente com'è nel tempo, per cui
se devo ripianificare la stessa campagna tra una settimana o tra un mese, per vedere se il risultato che ho ottenuto nei due lassi temporali è migliorato, peggiorato, è costante. In questo caso lascio tutto quello che mi viene proposto di default, proseguo e arrivo alla pagina di sommario dove vedo quello che sono un po' il riepilogo delle selezioni che ho fatto, quindi l'email che riceverò, la landing page su cui atterrerò e quelle che sono le impostazioni che ho selezionato prima. Salvo la mia campagna e la lancio. Adesso diamogli un attimo di tempo perché il sistema invii le mail e le riceva nella mia casella di posta, così vedremo insieme il risultato. Come vedete è stata schedulata per l'invio. Quanto passo la mia casella di posta. Ok, la mail è stata inviata. Ed ecco qua la nostra email di phishing. Come potete vedere, è una mail che è stata anche personalizzata, per cui riporta il mio nome per dargli maggiore credibilità. Mi invita a collegarmi a LinkedIn per vedere chi ha visitato il mio profilo negli ultimi 90 giorni, premendo questo pulsante o comunque qualunque altro link presente nella mail. Premendo appunto questo link, vengo reindirizzato su una pagina fittizia, ovviamente, di login di LinkedIn, nel quale io vado a inserire le mie credenziali e poi vengo reindirizzato nella, come dicevo prima, pagina di informativa di Fishbrain, che mi informa che era un tentativo di phishing simulato, di prestare maggiore attenzione in questi casi, con il video che ho scelto di abbinare alla campagna. Se torniamo a questo punto sul nostro Fishbrain, aggiungiamo la pagina, vediamo che tutte queste attività che io ho fatto sulla mail sono state tracciate nel tempo e hanno poi comportato la definizione di quello che è il mio livello di rischio. In questo caso, avendo fatto chiaramente tutte le attività che non avrei dovuto fare, ho un rischio molto elevato e queste informazioni sono registrate nel sistema e concorreranno poi a calcolare quello che è il mio rischio complessivo e a tracciare quello che è il mio andamento nel tempo. Come vedete, oltre all'attività nel tempo e la definizione di quello che è lo score di rischio, vengono riportate le informazioni legate a quanti indizi erano presenti nel template, in questo caso pochi, quanto era l'allineamento, come dicevo prima, della lista rispetto alla campagna, per cui del mio indirizzo rispetto alla campagna, e quindi qual è la difficoltà di rilevazione di questa campagna come campagna di phishing. In questo caso era una campagna molto difficile perché sia l'allineamento che gli indizi dentro il template erano scarsi, cioè o meglio era scarso il numero di indizi e alto l'allineamento, di conseguenza ha comportato un alto livello di difficoltà di detenzione della campagna. Gli eventi temporali suddivisi per tipologia, per cui l'apertura, il click, il submit, e il dettaglio correlato con poi l'indicazione geografica dell'indirizzo IP da cui vengono effettuate le operazioni delle attività che sono state eseguite. Per cui, come vedete, viene tracciato l'invio della mail, le aperture sia dall'anteprima che aprendo la mail come mail a tutti gli effetti, il click sul link della mail e il submit delle informazioni.
Tutte queste informazioni poi in maniera più estesa è possibile esportarle in formato testo, avendo poi anche le informazioni legate al browser utilizzato, la macchina da cui ci si è collegati, eccetera, eccetera, e valutare anche se queste attività sono fatte magari in periodi specifici della giornata, magari dopo l'ufficio, da casa, dal dispositivo mobile, eccetera. E tutte queste informazioni, come dicevo, registrate all'interno del sistema, possono essere stampate su PDF per creare un fascicolo legato alla campagna e permettono poi all'utente di valutare quello che all'amministratore di valutare quello che è il progresso dell'utente nel tempo nelle varie campagne a cui ha partecipato. Per poterlo fare dalla dashboard possiamo vedere le statistiche complete per utente, dove vedete qui tutti gli utenti che sono stati oggetto di campagne di phishing, il loro livello di aperture, di click, di submit e quello che è il loro score complessivo. Se seleziono il mio, infatti, vediamo che sono sempre una persona ad alto rischio, ovviamente, e tutte le varie situazioni a cui ho partecipato nel tempo e vedere quello che è il mio trend di rischio e quindi la necessità formativa che posso avere. Più in basso vedo tutte le campagne a cui ho partecipato con relativi dettagli ed eventualmente la possibilità di accedere al dettaglio della campagna, come quello che abbiamo visto prima, per verificare nel dettaglio gli eventi che ho fatto. E anche qui in questo caso è possibile stampare questa reportistica in formato PDF. Tornando quindi un attimo indietro alla campagna che ho lanciato prima, volevo farvi notare un dettaglio. È anche possibile, tramite un add-in di Outlook, dare la possibilità all'utente di segnalare questa mail come mail di phishing e quindi, tra virgolette, premiarlo per questo genere di attività, per cui per aver riconosciuto una mail come effettivamente mail di phishing. Per poterlo fare, dal nostro Outlook, una volta installato l'add-in, basta premere Report as Phishing e automaticamente verrà tracciato anche qui un evento di report per la mail e di conseguenza questa informazione poi anche negli eventi che sono stati registrati. Questo in futuro concorrerà alla composizione dello score di rischio, premiando invece che penalizzando l'utente. Per fare una panoramica poi veloce di quelle che sono le attività possibili, comunque le configurazioni che si possono fare sul portale, abbiamo sicuramente le liste di utenti che possono essere liste caricate manualmente oppure importate tramite Office 365, tramite Google, tramite LDAP o comunque quelle che sono poi le vostre possibilità legate ai sistemi di posta che utilizzate o importate semplicemente tramite file CSV. I template che sono disponibili, quindi tutti i nostri template che vi mettiamo a disposizione sono chiaramente utilizzabili, ma anche personalizzabili, quindi tramite il pulsante Customize posso personalizzare un template con le modifiche che ritengo più opportune, per cui cambiargli l'oggetto, cambiargli qual è il nome del sender, cambiare qual è il dominio del sender tra quelli che mettiamo a disposizione, che sono circa una cinquantina, modificare il testo sia a livello HTML che a livello testuale e nel caso dell'HTML sia con un editor visuale che con un editor HTML / CSS per poter fare tutte le modifiche e dare la massima flessibilità nel comparto grafico. La stessa cosa è possibile fare per l'SMS e per la pagina di landing, per cui anche per la landing page. Dentro nei vari template è possibile personalizzare la pagina utilizzando dei placeholder che ci permettono di rendere più familiare quella, se vogliamo, la mail
con la landing page, con il nostro nome, il nostro indirizzo email, tutta una serie di informazioni che poi riportiamo legate all'indirizzo email, comunque al target che riceverà la mail e che possiamo utilizzare in questo contesto. Come dicevo prima, è possibile anche caricare dei video personalizzati tramite la sezione specifica. In questo caso noi abbiamo un video di test ospitato su YouTube e semplicemente abbiamo aggiunto una nuova entry a questa tabella con il link a YouTube o Vimeo, che è l'altro portale supportato. Parte molto importante è quella dei domini, dove abbiamo la possibilità di inserire il dominio di destinazione, per cui il dominio su cui vengono ospitati i target a cui invieremo le email. Questo dominio, per poter essere aggiunto, deve avere un record nel proprio DNS che viene generato automaticamente dalla procedura. Come vedete, aggiungendo un nuovo dominio, la procedura mi genera un record TXT che dovrò aggiungere al mio DNS, e la procedura in automatico a intervalli regolari verificherà la presenza di questo DNS e confermerà l'ownership del DNS, del dominio, e vi permetterà di inviare mail a questo dominio, quindi ai target ospitati su questo dominio. Gestione degli utenti, ovviamente, utenti che possono essere di carattere user o amministrativi, e possibilità di impersonare l'utente nel caso in cui ci sia magari una gestione multi-tenant o sia necessario fare delle assistenze. È possibile impersonare l'utente sul quale si vuole effettuare delle attività. Vediamo quindi, una volta vista la panoramica e l'esempio di campagna di phishing, quella che è la campagna di smishing, che è un po' la novità di questo anno. Molto in maniera simile a quello che abbiamo visto prima, vado dal mio wizard a creare una nuova campagna, per cui gli do un nome, vado questa volta a selezionare il tipo smishing, seleziono come prima una campagna con landing page di Fishbrain, seleziono la mia lista, con relativo allineamento, e il template a cui voglio che voglio abbinare a questa campagna. In questo caso, come vedete, ce ne sono diversi. Anche qui, vedendo l'anteprima, uno può vedere sia l'anteprima dell'SMS che viene ricevuto che la landing page. Vediamo di trovare, ok, quella di Amazon, per esempio. In questo caso io riceverò un SMS che mi informa che il mio pacco verrà consegnato e un link a cui accedere per vederne lo stato. Seleziono quindi il mio template, schedulazione è esattamente come prima, vado un po' più veloce, ma i concetti relativi alla configurazione di una campagna di phishing e di smishing sono molto simili, cambia ovviamente la parte di template e di liste, dove chiaramente invece dell'indirizzo email vi verrà preso il numero di telefono. Quindi, terminata la mia configurazione, trovo il mio summary che mi fa vedere quelle che sono le impostazioni che ho indicato. Salvo la campagna e sono pronto al lancio. Ora, per questioni legate alla presentazione, tornerò alle slide per farvi vedere quello che è il messaggio ricevuto sul cellulare e le fasi successive, quindi la landing page, però è del tutto simile a quello che abbiamo visto prima per l'email. Quindi l'SMS che andrò a ricevere una volta lanciata la mia campagna sarà un SMS molto simile a questo, per cui, come abbiamo visto nel preview, un'indicazione che il mio pacco verrà consegnato, il mio nome e un link che punterà appunto alla landing page contraffatta, nella quale io, collegandomi al dispositivo mobile, dovrò inserire le mie credenziali, i miei dati personali, che verranno poi chiaramente carpiti dal finto attaccante.
Una volta completata la campagna, poi anche qui avrò tutta una serie di metriche, come abbiamo visto prima, chiaramente legate più che altro al click, al submit delle informazioni, e gli eventi che hanno scaturito queste attività, per cui l'invio dell'SMS, il click, il fatto che ho inserito dei dati nel portale contraffatto. Queste ovviamente, che sono per campagna, andranno poi a comporre anche in questo caso il rischio complessivo legato al target nelle nostre metriche e il dettaglio poi delle varie campagne a cui il target ha partecipato. Bene, a questo punto io avrei terminato quello che è la presentazione dello smishing e in generale del fish brain. Per cui se volete magari, prendiamoci qualche minuto, se volete magari caricare qualche domanda sul Q&A di Zoom, tra qualche minuto rispondiamo a queste domande. Allora, inizio a rispondere alle prime domande che sono arrivate. Dunque, per quanto riguarda la personalizzazione dell'ID del chiamante, allora, l'ID del chiamante in questo caso è un ID generico. Ce ne sono diversi, possono essere sia ID generici che numeri di telefono fittizi, ma non è in questo momento possibile, per questioni anche legali, modificare il numero che viene indicato a piacimento. Cosa che invece è possibile per quanto riguarda il phishing, perché comunque il sender name è un campo di testo libero, tra virgolette. Per quanto riguarda la segnalazione tramite l'Outlook plugin, al momento la segnalazione va a buon fine. Nel caso di una mail, allora nel caso chiaramente di una mail generata dal fish brain, come avete visto, viene registrata l'informazione come evento, eccetera. Per quanto riguarda invece una mail di phishing reale, al momento non viene, non segue nessuna funzione, nel senso che non ha nessuna attività collegata. L'idea potrebbe essere quella, stiamo valutando questa cosa, di far dialogare le due cose con ESG o comunque con altri sistemi di mail security in maniera un po' più generalizzata, per poter segnalare comunque la mail a un indirizzo email, eccetera, come mail di phishing. Qual è l'impatto del parametro NIST sulla campagna? Allora, l'impatto in termini di esecuzione della campagna non c'è, nel senso che è un'informazione aggiuntiva che permette, nella fase di valutazione dei risultati della campagna, di considerare quella campagna più o meno facile rispetto ad altre. Per cui, legando anche l'informazione, oltre alla difficoltà del template che si è andati a selezionare, anche qual è l'allineamento della lista, si ha una valutazione del grado di difficoltà della campagna.
Allora, sì, il prodotto chiaramente è integrato al 100% con ESG, con il nostro prodotto di email security, nel senso che non è necessario fare alcuna attività di configurazione a livello di autorizzazione di domini, indirizzi IP, eccetera, perché è già tutto preconfigurato. Se a differenza uno ha un prodotto diverso, chiaramente deve fare delle configurazioni per permettere che le email non vengano considerate come email di phishing e che arrivino a destinazione. Tutte queste informazioni in ogni caso sono riportate nella nostra documentazione online e ci sono tutti i passaggi per poter configurare correttamente il vostro sistema di sicurezza. Sì, potrebbero essere fermate le campagne sui domini configurati in Libra ESBA, nel caso in cui non sia effettuata la configurazione, non si stia utilizzando un prodotto Libra ESBA per il controllo delle email. Nel caso invece, come dicevo prima, che si usi ESG, non c'è nessun tipo di configurazione da dover fare ed è già tutto, funzionante. Allora, per quanto riguarda la pubblicazione del report TXT sul dominio, allora, chiaramente, dato che il prodotto serve a inviare campagne di phishing, per evitare che chiunque possa inviare campagne di phishing a chiunque, per esempio, inviare del phishing a indirizzi Gmail, per esempio, dobbiamo certificare la ownership, per cui la proprietà del dominio su cui si vanno a effettuare le campagne. Per poterlo fare, il prodotto, quando si inserisce il dominio su cui si vuole effettuare l'invio, genera questa chiave univoca che voi, come proprietari del dominio, inserirete come record TXT sul vostro DNS e che quindi la piattaforma potrà interrogare per verificare che siete effettivamente i proprietari del dominio e permettervi di inviare campagne di phishing verso quel dominio. Allora, per quanto tempo i dati dei report rimangono nella piattaforma in SaaS? Allora, i dati sulla vostra istanza della nostra piattaforma restano fin tanto che la licenza è attiva. Per cui non c'è un limite temporale se non quello dato dalla validità della licenza. Poi c'è una domanda: per il mobile viene installata un'applicazione? No, non c'è nessuna applicazione da dover installare né lato mobile né lato desktop. Noi rice cioè, ricevete comunque, adesso non so se ho capito bene la domanda, però in ogni caso non è necessario lato utente dover fare alcunché, se non, come dicevo prima, delle configurazioni legate al security gateway che avete per la posta elettronica. Ok, se non ci sono altre domande, io avrei concluso. Vi ringrazio per. Ecco, un'ultima domanda: se questa registrazione verrà inviata, assolutamente sì. Il mio collega poi vi farà avere il link da cui è possibile scaricarla. Come dicevo, vi ringrazio per avermi seguito, per aver seguito questo primo webinar di Libra ESBA e spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara e che abbia suscitato interesse per quanto riguarda la tematica e la novità dello Switch. Bene, grazie a tutti e vi auguro una buona giornata.